quello. Continuiamo con il 62 premesso. Adesso dobbiamo andare avanti. La cosa di merda. Connor. Ecco gli arnesi che mi avevi chiesto. Ah, ottimo. Mi metto subito alla... Norris non fa altro che girare qui intorno e chiedere del coltello. Volevo dirti che ho sentito dei soldati inglesi che parlavano di te. Ti stanno cercando. Lo immaginavo. Prima o poi dovrò vedermela con loro. Connor! Norris, ma che cosa ci fai qui? Voglio dare a Miriam il suo coltello. Mi accompagni? Certo. Perché esiti? E sono nervoso. Sono sicuro che la lama che l'ha forgiato le piacerà. Cosa sto facendo? Regalare a una donna un coltello? È una cosa stupida. È un oggetto che apprezzerà e che le sarà utile. Oh, ma ormai l'ho fatto. Tanto vale darglielo.
Ehi, Miriam. Salve, Norris. Salve, Connor. Vorrei fermarmi a parlare, ma ho promesso a Ellen un carico di pellicce in settimana e non ne ho neanche metà. Devo andare subito a caccia. Due cacciatori sono meglio di uno. Posso aiutarti io. Davvero? Te ne sarei grata. Ti ho portato una cosa. Forse ti aiuterà. Ora devo proprio andare. Ti ringrazierò per bene quando torno. Ci vediamo. Troviamoci alla mia postazione più a nord, quando avrai preso la prima pelle. Calma. Il tempo del perdono è passato. Ti prego, non uccidermi. Non tornerò mai più. Mi dispiace. Mi dispiace. Non tornerò mai più. Lo giuro. Se non avessi avuto il coltello, quel verme mi avrebbe sgozzata. Il regalo di Norris è stato utile. E come? Devo ringraziarlo come si deve.
Connor! 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 Quell'idiota del marito di Allen e i suoi amici stanno cercando di sfondarle la porta! Stiamo andando a fermarli! Vattene via! Sono stufo di aspettare! Se tieni, ti faccio a pezzi! Ehi, vieni fuori! Scudello! Sono stufo di... Ti avvicini a lei! Ti faccio a pezzi! Connor, quell'idiota del marito di Allen e i suoi amici stanno cercando di sfondarle la porta. Stiamo andando a fermarli. Guarda che butto giù la porta! Senti uscire, tu e Maria! Lei non è più tua figlia, Bifolco! Non stufo di aspettare! Se ti avvicini a lei, ti faccio a pezzi! Ehi, vieni fuori! Ti sbudello! Se ti avvicini a me, ti faccio a pezzi! Sono stufo di aspettare! Se ti avvicini a lei, ti faccio a pezzi! Ellen e Maria, tu le lasci in pace. Lo dico io, lo dicono quelli dietro di me. Ti avverto, se ti vedo ancora una volta su queste terre, io ti ammazzo. Vuoi tenertele? Grazie di cuore, a tutti. Nessuno ci aveva mai aiutato, prima d'ora. Sappiamo difenderci, Ellen. Ora questa è casa mia. Troverò il modo di darmi con tutti, lo prometto. Una mano. Amico mio! Norris, cosa fai? Ha detto sì! Miriam! Ci sposiamo! Ti avevo detto di non toccarlo, Norris! È vero? Sì! Adesso che lo sai, posso parlarti? Abbiamo parecchio da fare. Ma certo, cosa devo fare? Ho una faccenda da sbrigare.
Andiamo alla locanda. Norris è molto legato alla tradizione. Miriam non sa dove sia suo padre. E speravano che tu potessi fare la sua parte alla cerimonia. Non ho molta familiarità con i riti nuziali dei coloni. Oh, devi soltanto accompagnarla all'altare, come avrebbe fatto suo padre, e affidarla a Norris. Ne sarei onorato. Ottimo! E ora il resto. Un matrimonio è una brutta bestia, e per andare a buon fine richiede il lavoro di noi. Warren e Prudence penseranno al cibo. Ellen cucirà loro i vestiti giusti. Big Dave forgerà le fedi nuziali. Io officerò la cerimonia e Oliver e Corinne ospiteranno il banchetto. È davvero molto. Cominceremo da qui. Connor! Pare che sia tutto pronto per il gran giorno. Sì. Io non riesco a trovare Miriam. Starà controllando che sia tutto perfetto. Vado io a cercarla. Perché scappi? Lascia in pace! Non sono una massaia! Nessuno lo pensa! Ma finirò per diventarlo! Puoi baciare la sposa.
Ehi, Connor, ti stai divertendo? Sì. È bello vedere tutti insieme. Guarda quei due. Che meraviglia. Norris è uno dei miei migliori amici e non avrebbe potuto trovare una donna migliore. Bravo! Talvolta capita che due persone siano fatte l'una per l'altra. Norris e Miriam sono stati fortunati. Fortuna a cui ha dato una mano Connor, giusto? Ho solo aiutato Norris a trovare il coraggio. Il resto è venuto da sé. E il mio piccolo fratellino Joseph lo buttò nel fiume. Connor, stavamo ricordando i nostri matrimoni. Momenti vivaci, mi pare. Vivaci? Più che nozze, sono state risse. Chiamare Joe piccolo è come chiamare me il grosso. Quello è una montagna. Mio fratello litigò con una delle cugine di Terry. Un piccolo screzio causato dal programma di ballo di un'altra. Dirò solo che la cugina di Terry si prese uno spavento del diavolo. Poverino. L'ha seduto su un tronco, tutto bagnato, mentre Joseph piroettava con il suo amore. Mi ha fatto bene. Ha imparato che le cose buone non si ottengono facilmente. Scusatemi, tutti quanti. Grazie. Non vi tratterrò a lungo. Volevo presentare una cosa a Connor e a voi tutti. Un giorno dissi che mi sarei sdebitata con tutti voi per il coraggio che avete dimostrato difendendo. E questo è il mio dono per voi oggi. Questa bandiera simboleggia la nostra forza e la nostra unità. E spero di farla sventolare sulle vostre case e sulle vostre botteghe. Sarò lieta di farne una per ognuno di voi, se lo desiderate. Ma questa è per te, Connor. Grazie. Connor, ti posso parlare? Che ne pensate della nostra piccola tenuta, dottore? È molto bella. Per fortuna mi hai trovato. Ma la verità è che la gente al di fuori della comunità mi evita come la peste. Non capivo perché, ma poi un corriere mi ha portato questo. Gli inglesi mi avevano ordinato di non curare né i patrioti né i loro sostenitori. Mi sono rifiutato. Così mi hanno distrutto la reputazione. Questo mi dice che la campagna diffamatoria non è finita.
Se le cose non cambiano, dovrò andarmene per forza. Abbiamo bisogno di voi. Farò il possibile per stroncare queste menzogne. Per prima cosa trova il corriere che mi ha portato questo. Arriva da Boston. Connor! Che succede? Ho beccato questo qui vicino alla locanda. L'ho interrogato e salta fuori che cerca un disertore di nome Big Dave. Dice di essere solo. È così? Sì, sono solo! Lo giuro! Oh, diavolo. Un altro, Connor! Se lo va a dire ai suoi superiori, sono spacciato. Dov'è? Quel codardo mi ha dato un calcio nelle palle e ha accecato Dave con della sabbia. Ormai è scappato. Non va bene, Connor. No. Presto avremo delle visite. È splendido, Achille. Altro che. Ho trovato il dipinto giusto da appendere sul camino. Si trova a New York. Se sei libero, ti chiederei di andare a prenderlo. Sicuro? Beh, potrebbe non esserci più. La casa in cui si trovava è stata distrutta dal grande incendio. In quel caso, pazienza.
Sono qui per conto del dottor White. È ora che questa campagna contro di lui finisca. Chi mette in circolazione le notizie che lo diffamano? Io sto con voi, amico mio. Il dottore mi ha curato la gamba, è come nuova. I pamphlet li distribuiscono degli striloni che girano per posto. Soldi, signore. Se cercate le armi da fuoco migliori, fermatevi nel negozio più conveniente. Un rei ha di tutto il magazzino. Sì, signore. Dottor Marte, entri in piedi, esci nella bara. Grazie, ma di solito prendo di più. Vi ringrazio. Salvate i vostri cari dal dottor Morte! Salvate i vostri cari dal... Sarà al campanile la ultima invenzione volante. Non è molto, ma vi ringrazio. Dove si trova l'uomo che stampa i pamphlet? Sentite, c'è un tizio che mi paga per vendere questi giornali. C'è i soldi, io faccio quello che mi dice lui.
Sarebbe bruciato se non fosse stato qui. Achille sarà contento. Ho il dipinto che mi avevi chiesto. Ti aiuto ad appenderlo? Magari non ora.